Basta! Oh, 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 oh! Che basta! Piano! Oh! Buongiorno ragazzi, sarà un taglio da ieri a oggi, perché sarà il frantoio. Io quando sono tornato a casa, però dovevo tornare in frantoio, però poi alla fine non sono andato io, cioè sono andato solamente a dare mano a caricare i fusti, però non avevo telecamera né nulla, quindi vabbè. Questo è il giorno dopo, pomeriggio, si è colto queste due file e ora siamo arrivati all'ultima. Anche queste due file e basta. E poi si va alla greppa. E ora sono ad aspettare mio babbo, che penso gli sia andato il telo fuori dalla guida. E infatti. Comunque commentate e lasciate like. Fa piacere. Ah, e poi ora cercherò di mostrare la targhetta. Non mi ricordo come si chiama, però me la va chiesto di fargli vedere la targhetta dell'arrotolatore, visto che lo vuole costruire. Comunque adesso sempre la stessa cosa. Si riprende i teli e poi si ristendono. E dopo si inizia a cogliere. No, tanto stasera non si finisce. Sono già alle 2. Alle 5 buio. Guarda, è bello lì. Comunque, grande traguardo, 100 iscritti fatti. Vabbè, riprendo dopo a registrare. Potevi passare per di lì. Si è tolto la rete. Però bisogna tornare qua su, lo aiuto. Allora posso rimettere. Tanto mi fai il giro lungo. E si è tirata da laggiù per nulla. Ottimo. Vabbè. Poi chiede mia mamma, c'ho i chiappini, io li stendo solamente un po', ma già per tutte, buono. Ma comunque se volete, nel link in descrizione, non lo dirò mai bene, vabbè, c'è vari link, tipo il sito, e vabbè il mio Instagram, vabbè se ne frega. C'è il nostro sito e potete acquistare i prodotti che facciamo. Dateci un'occhiata, anche solo così per vedere, per curiosità. Anche perché penso che quelli mi guardano, come vedete voi, così tutti avete un'azienda o fate qualcosa in ambito dell'agricoltura, quindi non penso che vi manchi vino, olio, miele, però non si sa mai. Quindi se vi manca o per curiosità, fateci un salto. Anche questo ne ha tante, eh. Ala. Guarda come grondano. Arriva il brutto tempo. Piove. Non ti farà nella fila? Dove piove? E ci sono carichi. Ala. Ora quindi. Poi ci si inizia a vedere male. Senza sole posso tutti le stili del corno, sempre più cupo. Mi ha chiesto un signore, un ragazzo, perché sta costruendo l'arrotolatore. Sta costruendo? Sì. Sì. Sì.
Mi ha detto che motore sa, idraulico. Non lo sai? Eh? Da un posto. La marca? Qua! No, di qua! Dici al giorno dopo. Che pioveranno. A dopo. Anche più buio. Questo lavoro lo potrebbe fare la macchina, il trattore. Però ci vuole tre persone. Ci vogliono tre persone. Uno sul trattore e uno di là, uno di là al laterale. Per unificare le olive al centro. Perché sennò altrimenti le vanno di fuori. E qui le pari. Quando esce la pendenza, a più mi guarda Dio. Ma quanto riesce a cotto? Ci sono per il po'. Oh, è pieno, oggi se ne è colte parecchio. Ce n'è tante qui. Stiamo a togliere l'olive dalle reti perché domani dovrebbe mettere pioggia. Se non lascio succedere, almeno si può andare al frantoio. Se no lì a prendere tutta l'acqua. Non ci stanno bene. Quindi si sta togliendo già tutte le reti che erano tese e poi si ritenderanno. Ho messo l'erta gialla domani. 5 in Italia quando è pieno. Fino a poi. Il pomeriggio. Dell'azienda, dell'oliveta dei campioni. Qui si erano tutte morelline, si staccano facilmente le frondine. Qui davvero, questo trattorino ci si fa tutto, qui all'oliveta. Si rama, si trincia, ci si passa sotto le piante, che qui ho visto com'è stretta. Adesso, si toccano gli ulivi. E con questo fa benissimo, perché con il TNF no, perché si spacca tutta la cabina, si sciupa tutto, quindi lui l'oliveto non la tocca nemmeno per sbaglio. Con questo comodo, perché c'ha un motore, è tipo 90 cavalli anche questo. Oh, una cosa, lo vedete che routine ha, c'ha l'R16, l'R qualcosa davanti, credo, adesso sono minuscolo. Si è fatto la classe bene, ma piano. Si inizia a buttare di sotto anche le olive. Pomeriggio tutte queste olive. E prima si è perso anche tempo a rimettere tutte le reti, come avevi visto. Adesso un po' ci vuole. Mezz'orettina, togliere tutte, rimettile. Su tutti i leccini che fanno tutte queste olive. E sì, vabbè, certo, c'erano tante. Poi perché c'erano così tante olive? Perché quella fila là è più larga e ci arriva più sole, più luce rispetto a queste. Qui sono strette strette. Però questo impianto non si è fatto noi, in senso l'ha trovato mio babbo, ci ha fatto, come l'ha trovato anche mio nonno. È un impianto vecchio. Infatti mi chiedeva quel signore, non so, che tipo di varietà ci sa e tutto. Nel senso, tutte varietà mescolate insieme. Non c'è una parte con il frantoio, una parte con le morelline, non so, tutte mescolate per fare l'olio mescolato. Come si faceva un tempo. Come facevano prima. Andiamo avanti. Vedete, non so che è rimasto, un tallone. Si butteranno senza vagliare. Comunque ve lo ripeto, iscrivetevi. Mi fa un sacco piacere. So che a volte l'audio è quello che è, però ci si lavora su e si prova a migliorare. Però all'inizio ho detto, anche per la qualità video, prendiamo una telecamera che costi il giusto, perché non ho idea se... se va o non va, ci si migliorerà col tempo. Però voi iscrivetevi, almeno voi potete notare il cambiamento, il miglioramento.
e consigliatemi cose, perché sto cercando un microfono esterno, però non ho idea. Se sapete qualcosa, mi fa piacere, scrivetemelo nei commenti. Lo so, è un po' falloso vedere sempre video di raccolta le olive, però c'è questo ora da fare. Il problema è quando arriverà la potatura del vigneto, che lì sì che dura tanto. Siamo in tre, adesso in due a potare e uno a tirare giù. Lì vi divertite voi a vedere. Poi vedete cosa, per fare una vite ci vuole 30 secondi. Time lapse, io che poto viti. Divertentissimo adesso. L'avevi presa la mia manina? Ah, vabbè. Sì, è un centro la mia. Sì, se tolgo la griglia. Si lascia sotto. No, no, la lascia. E si va, andiamo a casa, sta bene andare giù. Porca miseria, c'è tutte le estere. No, no, va beata la griglia, se no non si lea più. Non si va lei. Non si va, no. È piena. La pezza rifi, di solito, è chiaro, no? Rimaneva sempre in campo, fermo. Invece, domani ne fa via. Si lascia qui? Sì. Le botti da bagliare? Sì, tu le pulisci un pochino sotto. Le butti qui e poi tu qua, se c'è qualche camera. Vabbè, finito? Sì. Non c'è nulla, vai. Andiamo a prendere la manina. Eccola. Comunque ci si vede dopo a casa, che si prepara le assette. Non lo stavo per dimenticare, però la targhetta che c'è scritto per quel signore che vuole costruire l'arrotolatore, la targhetta che c'è scritto hydraulic motor MP160C/4 12/10. MPS Hydraulic Motor. Non so se c'è altre scritte sulla targhetta del... Comunque questo c'è una scatola di ingranaggi, perché dai in moto e qui c'è la scatola di ingranaggi, quindi sennò uno lo potrebbe mettere a presa diretta, però nelle olivette strette come abbiamo noi, beh, rischi di lasciarcelo attaccare all'olivo. Non so se conviene. Si va a casa. Questa è la bestiola. Ci si vede dopo al capannone. Bella fatta, visto? Bellino. Vai. Andiamo, ancora da non arrivare. Ma lo sa te che più di mezz'ora. E che ci fa? Che sarà? Io do retta a te. Specialmente gli affari. Sì, mi facevo io gli affari. Ti dai sempre in te. Sì, è sempre in alto. Il lino mio dino, guarda come c'è, che ti ha pellone, quella mi finiva, no, quella mi sono. No, siamo a mezza fila, e c'è un monte. Che veniva giù? E siamo finiti pari. Sì. Ma siamo all'ultima fila. Giù o giù? In verso la strada, ma in fondo in cima. In giù allora? Sì. Sei bella e torta. In centrale. Yeah.
No, eh! Dobbiamo spostare questo. Ah! Art! No, Art! Sì, era sempre. E non gli fa nulla! Tanto c'è la sponda! Basta! E dove vai? Tieni un po' indietro! Vai, gira! Gira! Vado? Piano! Vai! Vai, tanto ce n'era! Vai, un altro po'! Collaborazione familiare, vero? Dai, la freghi sempre per terra! Basta, avevo le manette, Dio mondo! Ma a me la freghi sempre! A sassi! Dove? Ah, ci si buca dentro. Prova a vedere cos'è quella. Vai. Stop, ti dici un botto lì. Che dove sono? Guarda se va su internet. Perché praticamente ci sarebbe già. Gli do fatto, non quello. La di qua? Finita la giornata. Va a casa, è buio. Neanche il video è finito. Io vi ripeto, sono Lorenzo Bucci. Iscrivetevi, commentate, condividete e guardate il link in descrizione. Quindi nulla, ci si vede al prossimo video.